Buonasera a tutti e benvenuti sul titolo TV, la trasmissione televisiva del titolo.it. Diciamo ufficialmente oggi parte la nostra avventura televisiva con questa che è la puntata numero 1. E vorrei ringraziare tutti quelli coloro che ci hanno fatto i complimenti per la puntata precedente, la cosiddetta puntata 0, e che abbiamo visto ha sortito un gran numero di visualizzazioni. Pensando che comunque è una trasmissione che dura 90 minuti. In questi 90 minuti noi tratteremo arte, culture, spettacolo, cinema, musica e tanto altro. Gli ospiti di questa sera in trasmissione sono Fabio Alberti per l'argomento musicale e ci parlerà di De Gregori che omaggia Bob Dylan. Poi parleremo con Francesco Maggiore per quanto concerne l'argomento cinematografico, che ci parlerà di due film, Il mondo futuristico di Lobster e di una storia di emigrazione in Dipan. Chiudiamo poi la serie degli interventi con Enrica Leone per l'argomento televisivo e che ci parlerà dei misteri di Laura, la nuova fiction di Canale 5. A concludere, ovviamente, il video selezionato della settimana, che oggi merita veramente attenzione in quanto a livello di grafica e a livello di interesse veramente particolare, è la rubrica Ma sarà vero? Io inizierei già a dare uno sguardo prima su quello che è stato pubblicato nella settimana precedente sul titolo e manderei la sigla. Eccoci qua su il titolo.it, periodico di arte, cultura e spettacolo. Ecco, come vedete in prima pagina c'è Amore e furto. De Gregori canta Bob Dylan. In pratica è l'articolo che ha recensito Fabio Alberti e che oggi poi ci parlerà in trasmissione. A scendere abbiamo, pubblicato dall'estero, Gordon Ramsay lancia il Bread Street Chicken e Bar a Dubai. Il nuovo ristorante dal concept culinario dello chef stellato Michelin apre i battenti dal 1 novembre e porta l'Atlantis de Palma in cucina moderna. Sempre dall'estero, un Natale scintillante nei cinque distretti di New York City. Chi ha voglia di passare il proprio Natale in America può andare a trovare un sacco di appuntamenti a New York City. Infatti, tra il giorno del ringraziamento e il Capodanno sono attesi, secondo le stime, circa 5,2 milioni di visitatori a New York. Infatti, l'ente del turismo comunica che gli eventi in programma per il Natale nei cinque distretti della città partono dal giorno del ringraziamento per proseguire con la cerimonia di accensione all'albero di Natale nel Rockefeller Center. Quindi, chi ha voglia di andare in America sa che a New York ci sono diversi eventi. Ricordiamo che per ulteriori informazioni potete venire sempre sul titolo.it e leggere gli articoli. Passiamo in Emilia-Romagna. A Bagnacavallo, domenica 8 novembre 2015, la 21ª edizione per il raduno delle mitiche Fiat 500. E qui sappiamo che in Italia siamo parecchi, compreso me, appassionati della vecchia Fiat 500. Spostandoci in Piemonte, da Cuneo parte un bacio contro il cyberbullismo. Il marchio storico dei baci perugina, icona del messaggio d'amore, sposa la campagna di sensibilizzazione contro il cyberbullismo della Polizia di Stato e parte dal Piemonte con il progetto teatrale itinerante Like, storie di vita online. Nella rubrica della musica ricordiamo sempre l'articolo Amore, furto, De Gregori canta Bob Dylan e che stasera ci recensirà poi Fabio Alberti. Passando poi in Lombardia, cambio al vertice al comando militare dell'esercito. In pratica il generale Michele Cittadella subentra al generale Antonio Pennino. L'articolo è stato firmato dal nostro redattore Andrea Maria Gradante. Nella rubrica Cinema e Teatro, come vi avevo già preannunciato, tra il futuro e l'attuale presente, vi faccio scorrere anche le immagini ovviamente,
dal mondo futuristico in The Lobster all'immigrazione attuale presente nel film Dipan. Di questo articolo, come già preannunciato, ce ne parlerà Francesco Maggiore nell'intervento odierno. Dopodiché passiamo a Grandson's Pig, la parodia suina di Assassin's Creed e Lucca Comics e Game. Nelle Marche, Corpus Paolini in anteprima a Civitanova. Giorgio Felicetti dedica uno spettacolo a Pierpaolo Pasolini a 40 anni dalla sua uccisione. Ricordiamo, sono 40 anni che è successo, è perito Pierpaolo Pasolini. Venerdì 30 ottobre al Teatro Annibal Caro di Civitanova, il regista marchigiano ha portato in scena la storia di uno dei più grandi intellettuali italiani. Nella rubrica dello sport, nuovo record mondiale di volo in parapendio. Tre piloti brasiliani, Frank Thomas Brown, Marcello Prieto, Donizete Baldesar, Lemos, hanno stabilito un nuovo record mondiale di distanza. In pratica hanno percorso ben 514 km. 514 km non è poco, pensando alla disciplina sportiva non supportata da motori. Nella rubrica appuntamenti, Gianni Morandi torna a Che tempo che fa. Le puntuali anticipazioni televisive di Enrica Leone, che anche tutte le settimane ci preannuncia gli ospiti nella trasmissione di Fabio Fazio, felicemente ovviamente. Dopodiché nella rubrica Artisti in Galleria, l'artista francese Manon de Lastens, protagonista a Torino, un'esposizione piena di fascino, sublimità e suggestioni in un'eccellente collaborazione tra la Paola Meliga Gallery e la galleria francese Provo Art. L'articolo è stato firmato dal nostro redattore Maurizio Piccirillo. Nella rubrica Salute e Benessere, scusatemi, il dolore pelvico femminile. Come poterlo gestire in modo efficace? Un articolo molto interessante che va letto approfonditamente. L'articolo poi è stato firmato dalla nostra redattrice Marinella Chiorino. Per l'approfondimento settimanale, come abbiamo anche preannunciato all'inizio della trasmissione, i misteri di Laura che strappano un sorriso. E di questo poi ne parleremo in trasmissione con Erika Leone. A conclusione, nell'articolo della rubrica Comunicati, con 20 liberi il pasta dei profuma di buono. Presentati gli spaghettoni della solidarietà prodotti dalla cooperativa di Libera Terra. Don Luigi Ciotti avvisa: l'agroalimentare è uno dei principali business delle mafie. Gli italiani lo ignorano, ma ogni sera aggiungono un posto a tavola per il boss. Con questa pasta della solidarietà prodotta sulle terre confiscate alla criminalità, diamo da mangiare alla speranza del Mezzogiorno. Cinzia Panni, vicepresidente di CIA, dichiara: il nostro sostegno a Libera è il segno dell'impegno di CIA per sconfiggere le agromafie, il caporalato e dare un senso etico all'agricoltura. E, ultimo articolo pubblicato, arriva in Italia l'Oscar del cinema fantastico. Trieste Science Fiction raccoglie il testimone dal Festival Internazionale del Cinema Fantastico della Catalogna di Sitges e ospiterà l'edizione 2015 nel prestigioso premio Méliès d'Oro per il miglior lungometraggio e cortometraggio. Io mi scuso per la pronuncia, provo a fare quello che voglio. Ricordiamo che l'Oscar del cinema fantastico sarà dal 3 all'8 novembre a Trieste. Con questo io passerei già all'introduzione del primo redattore mandando la sigla. Fabio in trasmissione. Mi senti? Ben ritrovati a tutti, una buona serata a tutti gli amici che ci stanno seguendo dal titolo.it in diretta, a tutti gli amici che ci stanno beccando sul titolo TV tramite YouTube, lo streaming, e perché noi queste settimane cercheremo
Per quanto mi riguarda, cercherò di parlarvi di musica a 360 gradi, quindi passeremo vari generi. E tra l'altro, io oggi volevo parlarvi, visto che abbiamo cominciato con Battiato la settimana scorsa, di un altro grande cantautore che è impegnato ed è uscito con un progetto che si chiama De Gregori Canta Bob Dylan, Amore e Furto, un progetto al quale lui tiene particolarmente. E De Gregori da un anno a questa parte ha svoltato alcuni suoi atteggiamenti, in qualche modo si è celebrato ma in maniera diversa, perché è passato un anno dall'uscita di Viva Voce, che era un album dove lui rivisitava i classici della sua carriera, li riarrangiava e cominciava anche duetti, collaborazioni anche piuttosto inaspettate. Abbiamo visto cantare con Ligabue Alice, l'abbiamo visto presentare un tour che poi è finito all'Arena di Verona, dove si è celebrato i 40 anni del suo storico album Rimmel, e su quel palco c'è stata una festa con nomi veramente quelli che non ti aspetti vedere insieme a Francesco De Gregori, come Checco Zalone, c'era Fedez e poi c'erano anche Elisa, Malika Ayan, Giuliano San Giorgio dei Negramaro. Questo per arrivare a dire che è in una fase della sua carriera di Gregori dove non deve dimostrare più nulla a nessuno, si vuole anche scrollare l'etichetta di quel cantautore un po' distante, si è messo persino a fare gli in-store, quelle iniziative dove lui firma le copie nei centri commerciali o nelle librerie, no? E pensate che lui 20 anni fa era contrario agli autografi, 20-30 anni fa, no? Perché diceva che gli sembrava quasi di vendere qualche cosa, nel senso lui si preoccupava di scrivere canzoni, di cantarle. Questa cosa degli autografi non la capiva molto, invece adesso lo vediamo farsi regolarmente i selfie con i fan, quindi insomma diciamo che le cose sono cambiate. Beh, diciamo che siamo passati da un artista puro e rimasto tale, ma che comunque con il passo dei tempi, il fatto non di apparire, perché non è che ne avrebbe bisogno, ma è un modo anche di stare vicino ai fans tramite i social. Sì, esatto, poi l'ultimo tour dell'indimenticato Lucio Dalla, insieme all'indimenticato Lucio Dalla, diciamo che gli ha fatto perdere ancora quel pelino di rigidità che aveva, quindi ora veramente è una grande festa nelle interviste, nei concerti. E adesso arriviamo appunto a questo progetto che lui ha concepito in tantissimo tempo, perché lui non ha mai nascosto di essere un grandissimo fan di Bob Dylan, lui come tanti della sua generazione. E diciamo che per pudore, per tanto amore, lui si è sempre tirato indietro, ha sempre tradotto le sue canzoni privatamente, era quasi un hobby per lui ispirarsi a Bob Dylan, riproporre magari frasettine, citazioni, però mai ha voluto toccarlo. Quindi non so se tu avevi domande a riguardo. Sì, io avrei diverse domande. Io in primis mi ha colpito anche una sua dichiarazione che ha detto che ha cercato di tradurre fedelmente il testo dall'inglese all'italiano, con tutte le difficoltà che ci sono. Mentre per quanto concerne il sound, facendo un sound quasi uguale, non credo che abbia avuto difficoltà, ma era più difficoltà sulla traduzione dei testi. Cosa ne pensi? Hai riscontrato le stesse caratteristiche anche tu? Infatti è stato molto bravo, la sua è veramente un'operazione chirurgica, perché già è difficile tradurre, fare una cover è capitato, tanti artisti famosi hanno tradotto pezzi di altri, li hanno rifatti in italiano, a volte si trattava anche di testi semplici, abbastanza banali. Lì quando tu hai dei testi chilometrici, con dei concetti dentro, con delle situazioni ben precise da descrivere, bisogna essere molto bravi. Lui ha fatto la furbata, che non è una furbata, in realtà ha fatto quello che si sentiva, di tradurre e rifare non delle grandi hit, i grandi classici, sono pezzi importanti della carriera di Dylan, ma non sono i brani, diciamo, quelli famosissimi. E poi tra l'altro anche il titolo Amore e Furto, diciamo che un pochettino è un chiedere perdono a Dylan, ed è anche la citazione
Beh, è anche come una dichiarazione d'amore a livello internazionale, credo. Esatto, e mi ha dato modo di vedere come la musica di De Gregori sia più melodica di quello che io pensavo, perché questo album va ascoltato molto bene. Io divido la musica in livelli d'ascolto, c'è cioè questo vizio, no? Perché c'è la musica che tu ti ascolti in sottofondo e non presti molta attenzione, quella che riesci ad ascoltarla facendo altro, però così un po' con un orecchio solo. E in questo caso è un disco che bisogna ascoltare molto bene, la verbosità è ovvio che c'è, perché ci sono dei testi lunghissimi. Io vi segnalo un testo che si chiama Via della Povertà nella versione italiana, che è già stato tra l'altro ritradotto da De André insieme a De Gregori nel 74, inizi carriera suoi, e sono 10 minuti di testo, e quindi è un monologo più che una canzone, però ovviamente grande spessore, questo lo sappiamo. Senti, io ti volevo chiedere una cosa. De Gregori ha sempre duettato con grandi big, grandi artisti. Cosa pensi? Esatto, allora, secondo me questo è un altro tassello, no? Perché De Gregori già aveva incontrato Dylan anni fa, gli aveva espresso la sua ammirazione. Ha aperto l'estate scorsa, Francesco De Gregori ha aperto il concerto di Bob Dylan a Lucca, il 1° luglio è stato. Però non c'è stato quel duetto che tutti si aspettavano. E quindi questa operazione, secondo me, è un altro tassello. Bisogna solamente aspettare, secondo me, il duetto sta per arrivare. Se non su un disco, sicuramente dal vivo per una canzone. Ce lo dobbiamo aspettare. E poi, a proposito di attività dal vivo, vi ricordo che De Gregori è stato uno degli artisti a chiudere l'Expo a Milano, e quindi è stata una grande festa. E tramite l'Expo vi volevo legare all'altro artista di cui stiamo per parlare adesso. Sì, che poi ho già accennato ad inizio di presentazione della trasmissione, che ne avresti parlato anche di Bennato. Quindi siamo tutti orecchi. Esatto, infatti Edoardo Bennato, che è uscito da poco con questo album Pronti a Saltare, un disco che ci riporta veramente il Bennato della prima ora, il Bennato doc. Lì veramente potrete sentire il Bennato dei primi album, e è anche abbastanza ispirato. È un disco complessivamente leggero, divertente, non va preso troppo sul serio, anche quelle piccole provocazioni che ci sono dentro sono abbastanza goliardiche, non sono mai offensive. E poi lui si guarda indietro in questo disco, perché in una canzone dove cita il numero 55, che nella smorfia è legato alla musica, nella smorfia napoletana ovviamente, e lui racconta proprio i suoi trascorsi, quando lui è arrivato a Milano con la valigia di cartone, cercando un contratto discografico, perché non esisteva internet, quindi o avevi qualcuno che ti scritturava, altrimenti eri perduto, ed è entrato in contatto con un mondo, un piccolo quartiere di artisti, importanti o meno, di generi diversi. C'era Franco Battiato, c'erano Battistimo Gold, c'era Nino Reitano, c'era veramente di tutto, e lui lì proprio è riuscito a registrare il suo primo album, che adesso è considerato una pietra miliare, che è Non farti cadere le braccia, e quell'album lì però gli costò un licenziamento in tronco dopo 2 mesi, perché pare che non vendesse, non riuscisse ad entrare proprio nelle orecchie delle persone, e poi gli avevano detto che aveva una voce troppo sgraziata, e quindi avevano detto che doveva tornare a fare il ragioniere, in parole povere. Beh, è capitato più spesso in passato che anche altri big come Vasco, Zucchero, non ci abbiano preso. Infatti io mi ricordo un Vasco scartato e bistrattato ad un Sanremo, come anche Zucchero con Don, però magari si sono rivelati dei big in futuro. Perché quando non sei dentro i canoni dell'epoca, quando sei uno così un po' fuori dal coro, è sempre difficile emergere. E in qualche modo ci ricolleghiamo anche a quello che dicevano a Dylan, perché anche se in modo molto diverso Bennato, anche lui si ispira a Bob Dylan. E questo è un po', come dicevo, un ritorno alle origini, perché il suo 19° album è una carriera un po' più discontinua la sua rispetto a quella di De Gregori. Ha fatto qualche salto, qualche cambiamento, qualche tentativo, però essere arrivato lì
tra l'altro all'alba dei 70 anni, perché Bennato veramente riporta benissimo, ma ha 69 anni, mica pochi. Quindi io vi consiglio di ascoltare questo album, se volete ritrovare il Bennato della prima ora, e se volete così anche ascoltare qualcosa anche di non troppo impegnativo, quindi consiglio che vi do. Certo, e come sempre poi diamo dei consigli di ottima qualità di musica con i tuoi interventi. Esatto. Quindi proviamo anche a fare le ultime battute conclusive. Io ti consiglio di ricordare gli ultimi appuntamenti e dove possono sentirti. L'appuntamento, vi ricordo, è anche sulla pagina Facebook di Radio Butu e sul sito radiobutu.it, che è la radio partner di questa iniziativa, quindi condivideremo anche questo spazio. Vi aspetto il sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 con noi di sabato. Questi sono appuntamenti dove in qualche modo citeremo anche il titolo TV, quindi con tanto piacere. Grazie Fabio, una buona serata. Buona serata e buon proseguimento, ciao! Ecco, finito l'intervento con Fabio, adesso è la volta di Francesco Maggiore che ci illustrerà in studio tutte le novità, le ultime novità a livello cinematografico. Io direi di far partire la sigla. Eccoci qua, vediamo se sentiamo Francesco. Ci sei Francesco? Ciao Donato e buonasera a tutti gli ascoltatori. Ah, benvenuto in trasmissione. Quindi illustraci le ultime novità a livello cinematografico, perché ogni volta che ci sono le tue recensioni notiamo un forte interesse da parte dei telespettatori. Oh, grazie a tutti comunque in principio. Allora, i film che vado a illustrare adesso sono usciti qualche settimana fa e sono due pellicole. Allora, tra l'altro sono passate entrambe al Festival di Cannes, una ha preso il Gran Premio della giuria e l'altra ha vinto proprio la Palma d'Oro. Una è The Lobster del greco Yorgos Lanthimos e l'altra è Dipan, una nuova vita del francese Jacques Audiard. Allora, la prima pellicola di cui andrò a parlare appunto è ambientata nel futuro, cioè The Lobster, tradotto in italiano sarebbe l'aragosta. Perché The Lobster? Perché l'aragosta è l'animale in cui sceglie di essere trasformato il protagonista nel caso in cui lui non dovesse trovare una ragazza. Chiariamo questo dubbio ai nostri ascoltatori. Il film è ambientato nel futuro. In un futuro prossimo, non si capisce, che potrebbe essere anche quello attuale. E c'è un divieto per tutti gli abitanti del pianeta, che comunque devono restare sempre in coppia, cioè non possono restare single, non c'è il diritto a essere, per così dire, liberi, perché se si rimane liberi si viene trasformati in animali. Allora, quello che succede nel film è questo, appunto, il protagonista è David, che è interpretato da Colin Farrell, tra l'altro è ingrassato circa un 10-20 kg, non si capisce, però comunque ha preso peso per questo ruolo. E, lui si presenta in una struttura per cercare comunque una compagna di vita, però diventa quasi una cosa forzata, perché... da questa struttura loro impongono circa 45 giorni di tempo per poter cercare la sua anima gemella, altrimenti verrà trasformato in un animale, e lui sceglie proprio come animale eventuale da essere trasformato in aragosta. E che succede? Comunque tenta i primi approcci all'interno della struttura con varie persone, anche in maniera abbastanza divertente, però comunque quello che succede non ha il riscontro sperato, e quindi si ritrova comunque a vagare per i boschi che sono adiacenti alla struttura, e incontra una donna di cui comunque nasce un'attrazione iniziale, però questa donna è una donna abbastanza fredda e metodica, e quindi lui, per poterla conquistare, finge addirittura che è un killer di professione. Quindi ciò che ne scaturisce successivamente è anche una
sorta di ribellione a questo sistema, perché è un sistema che ricorda su molti aspetti anche ciò che è stato descritto anche da Aldous Huxley o da George Orwell, anche, no? Nelle loro visioni futuristiche, appunto, della realtà. Per questo anche mi sento anche un po' di accostarlo al film R, lei, che ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura lo scorso anno. Anche questo era ambientato in un futuro prossimo venturo. L'unica differenza era che comunque non c'era un ostacolo all'amore, cioè l'amore non era un obiettivo, ma avveniva attraverso l'uomo e la macchina, cioè gli uomini erano ossessionati comunque dai computer, dai sistemi di intelligenza artificiale da cui potevano avere determinate relazioni. E infatti in questo film un uomo si innamorava di questo sistema artificiale, ed è una cosa abbastanza triste, è una cosa che è molto fedele allo specchio dei tempi. Certo. Però mentre lì c'era quasi sia l'amore tra l'uomo e la macchina, qui diventa in The Lobster una cosa imposta, diventa. E quindi c'è questo discorso che l'amore non va a scaturire da un'imposizione, ma un desiderio di ribellarsi a questo sistema repressivo. Ed è appunto una cosa molto particolare, perché ci sono varie situazioni che all'interno della pellicola fanno scattare questo meccanismo. Ah, tra l'altro poi sì, la donna è lì per lo stesso motivo, giusto? Sì, è per lo stesso motivo. Tra l'altro l'altra fuggiasca, tra virgolette, della pellicola, Rachel Weisz, che è l'attuale moglie dell'attore che interpreta 007, Daniel Craig. E in più c'è anche un'altra attrice che interpreta la Bond Girl dell'ultimo film di 007, tra l'altro Lea Seydoux, che interpreta anche una sorta di guardiana di questo sistema, che è anche molto perfida e determinata. Quindi questo mondo surreale viene raccontato come una situazione limite per i personaggi, quindi anche una realtà trasfigurata rappresenta. La quindi, trasformazione in animali ha uno scopo dietro o poi solo puramente casuale? No, lo scopo è puramente casuale, cioè è anche una forma allegorica di raccontare la realtà, no? Che rappresenta proprio il mondo di oggi, perché comunque i sentimenti sono visti tutti meccanicamente, e nel caso della pellicola viene rappresentata comunque come ciò che va a nascere è un discorso proprio di ribellione, cioè l'amore nasce proprio per questo discorso di cioè un desiderio di libertà, innanzitutto una libertà da questo sistema assurdo, perché come David scappato nella foresta non è l'unico ribelle ad essersi allontanato da questo sistema, perché poi il film, da come lo sto descrivendo, non è una pellicola d'azione, ma è una pellicola di abbastanza surreale e grottesca, cioè i toni sono abbastanza sopra le righe, anche per come viene raccontata. Consideriamo che è un film d'autore, innanzitutto. Certo. No, è che io stavo vedendo una costanza, stavo immaginando una costanza sul fatto che venissero trasformati in animali come a livello punitivo, e proprio di questi giorni sembrerebbe che nei prossimi mesi la Cina abbandonerà la politica del figlio unico, che puniva con sanzioni pecuniarie i trasgressori, quindi pensavo che una costanza, forse un po' stridente, ma comunque una costanza tale, anche col film. Sì, la metafora è molto simile su certi aspetti, perché mentre per la Cina comunque è un discorso prettamente economico, in quanto le politiche governative adesso non impongono più che ci sia un solo figlio a famiglia, ma se ne possono fare due, apri di cielo, perché anche la Cina ha iniziato ad avvertire il peso della propria economia, cioè il gigante asiatico sta iniziando leggermente a cedere, non è più strapotente come lo vedevamo prima, anche come la Russia, no? Nello scorso anno. Quindi nel caso di The Lobster è più un discorso di gerarchia sociale, perché comunque o si fa una determinata scelta o si soccombe, no? E in questo caso chi soccombe è costretto a invecchiare da solo, come appunto certo, diventando animale. Possiamo mandare il trailer? Sì, così diamo al pubblico un'idea della pellicola. Ok, mandiamo il trailer. Ha mai vissuto da solo prima? No, mai. La sua ultima relazione quanti anni è durata? 12. Preferenze sessuali? Le donne. Ha figli? No.
È mio fratello. È stato qui un paio di anni fa, ma non ce l'ha fatta. Buongiorno. 44 giorni restanti. La colazione è servita. Come saprà dall'esperienza di suo fratello, se non riesce a innamorarsi di qualcuno durante la sua permanenza qui, si trasformerà in un animale. Ti va di ballare? Ti dispiace se entro anch'io? Ovviamente non è una coincidenza che i bersagli rappresentino persone singole e non coppie. Hai catturato dei conigli? È piuttosto difficile. Insomma, grazie. Dobbiamo essere sincronizzati. 5, 4, 3, 2. Ha pensato a che animale vorrebbe diventare se restasse da solo? Sì, una ragosta. Una ragosta è una scelta eccellente. Non posso andare più veloce. Questi pantaloni mi stanno stretti, mi dispiace. Quello che hai descritto è alquanto particolare, diciamo, anche il film è particolare. Emerge chiaramente il concetto di ribellione, cioè nelle pellicole che ha girato Lanthimos, anche l'altra del suo passato, Kinodontas, la ribellione era intesa in un'altra maniera, perché in quel caso come funzionava? Anche lì c'era una casa isolata in cui il padre teneva segregate le proprie figlie in questo film. E non le permetteva di vedere ciò che c'era al mondo esterno. E loro come facevano per ribellarsi? Si guardavano comunque dei film clandestinamente, tra cui Rocky, Lo Squalo e Flashdance. Guardavano. In questo caso invece in The Lobster significa la fuga nella foresta per poter ribellarsi a un sistema che è anche abbastanza repressivo e totalitario, che paradossalmente rispecchia anche i nostri tempi. Vediamo cosa è successo adesso in Turchia, cioè questo è un altro discorso, però si sta andando sempre più verso una totalitarizzazione dei governi. Certo. E come riferimenti posso dire che comunque ricorda molto le pellicole di Louis Buñuel, come dice Buñuel, Louis Buñuel, a volte con una distorsione del nome, e più anche certi melodrammi coreani come tipo di ispirazione cinematografica. E il film comunque rappresenta sia un mondo futuro e una fantascienza tipica, perché non è la fantascienza così come la intendiamo noi, non sono astronavi, alieni o altro, ma è anche un'idea spesso, no? Un'idea sì. che può essere da un sistema che va ma quasi a dettato anche le quasi persone, dettato anche alla sopravvivenza. Sembra quasi come se ci fosse in un futuro un'esigenza della sopravvivenza stessa, il fatto dell'unione di coppia, del non rimanere soli singoli individui, ma di continuare a procreare. Esattamente, cioè la scintilla può scattare o non può scattare fra due persone. In questo caso scatta perché c'è l'imposizione di questo sistema repressivo, certo, che costringe fa avvicinare due persone che magari sembrano agli antipodi, in realtà sono molto più simili di quanto possa sembrare. E da qui c'è comunque una fuga verso la libertà. Beh, lasciamo poi ai nostri telespettatori andarlo a guardare. L'interesse, credo che tu, per come l'abbia descritto in maniera egregia, quindi hai fatto venire la curiosità. Avevi un altro film, se non sbaglio, da recensire, giusto? Sì, allora l'altro film è Dipan, che tra l'altro ha vinto la Palma d'Oro quest'anno al Festival di Cannes. Ed è diretto dal francese Jacques Audiard, che già era stato a Cannes con altri due bellissimi film. Uno era Un sapore di ruggine ossa e l'altro era Il profeta, che sono dei film abbastanza brutali e viscerali, però riescono ad arrivare facilmente al cuore dello spettatore perché hanno delle emozioni vere e pure. Allora sì, ci racconti un po' la trama. Sì, può essere anche questo considerato lo specchio dei tempi che stiamo vivendo, perché si parla di immigrazione. Appunto, Dipan racconta la storia di un ex guerriero tamil dello Sri Lanka
che per poter lasciare il suo paese è costretto a formarsi una famiglia fittizia con una donna e con una bambina di 9 anni, spacciandola per sua figlia, perché lui aveva perso già moglie e figlia nella guerra civile che tra l'altro stava infuriando nel suo paese. Quindi lui aveva il desiderio di formarsi una nuova vita in un altro paese, perché è un po' quello che cercano tutti come obiettivo della vita, cioè la pace, di poter stabilizzarsi. E che cosa succede? Che Odiard rappresenta anche questo meccanismo attraverso anche l'uso dei passaporti, cioè loro usavano dei passaporti di persone morte per poter espatriare in questo caso, cioè se lui non aveva una famiglia sua, non poteva lasciare il paese, quindi loro cercano di assomigliare quanto più possibile alle persone che sono decedute in modo da poter lasciare il paese e andare verso una nuova meta. In questo caso la meta scelta da Dipan è la Francia, quindi lui si ritrova a Parigi a fare il custode di un complesso di condomini in una balie parigina. Allora, non dimentichiamo che le balie parigine sono state sempre teatro di un po' di rivolte e sommosse sociali, comunque anche un teatro di una crescente delinquenza, infatti è stata rappresentata anche in vari film nel passato. Uno è famosissimo, che tra l'altro è un cult, L'odio di Mattie Kassovitz, che risale al 1995, mentre l'altro è un film, un thriller d'azione più ironico, che è Ballie 13, che è di qualche anno fa. Da cui è stato tratto tra l'altro il remake Brick Mansions con lo scomparso Paul Walker, ma questo è un altro discorso. Tornando a Dipan, che cosa succede? Che comunque lui si trova a vivere un altro inferno, perché le balie sono innanzitutto infestate da criminali di ogni tipo, quindi c'è una sorta di diversità in queste zone periferiche. Beh, la violenza è comune, che non manco unisce più di tanto, perché comunque sembra quasi un'altra giungla, sembra. Certo, la violenza è piena di etnie diverse. Diciamo che la violenza è in comune con il luogo di partenza al luogo d'arrivo. Esattamente, quindi c'è non c'è differenza. Cioè lui era. Quindi diventa una chimera la pace stessa, la pace ricercata in un altro stato. Io quello che voglio dire è nel film viene rappresentata l'immigrazione, quindi l'immigrazione come un uomo che parte da un luogo natio per andare sperando di trovare in un altro luogo d'arrivo la pace. Bene, non sempre è così. La domanda che ti pongo è, nel film rappresenta molto la realtà dei fatti, che non è oro tutto quello che luccica? Non è oro tutto quello che luccica, tant'è che come stiamo vedendo quello che sta succedendo oggi in Siria, e comunque c'è Siria e altre parti del Nord Africa, comunque molti lasciano il loro paese teatro di guerre e partono allo sbaraglio non sapendo quello che trovano. Nel caso di Dipan comunque la realtà sembra molto simile anche a quella descritta nel film Gran Torino di Clint Eastwood, perché si trova appunto da un inferno a un altro, si trova, quindi non è tutto, come dici tu, oro quello che luccica, ma sta a riuscire anche a creare una nuova realtà, tant'è che lui si porta anche i fantasmi del passato, cioè quella guerra civile è stata una guerra molto feroce, lui se la porta ancora nell'anima, cioè le ferite se le porta dentro, quindi il problema è che sarà costretto in un certo senso a rispolverare la sua antica disciplina militare per poter sopravvivere alle varie tipologie di criminali, in questo caso sono maghrebini, africani, che sono di varie etnie in tutte le balie, quindi... E alla fine si ritroverà poi alla fine a combattere una guerra in un paese che non è suo. Sì, in un paese che lui pensava migliore del suo, tra l'altro. Beh no, la Francia, da questo punto di vista la Francia soffre le stesse sofferenze che soffre l'Italia a livello di immigrazione poco controllata, e quindi al di fuori dell'immigrazione poco controllata c'è anche la poca offerta di lavoro. Il processo di integrazione diventa anche molto più problematico, perché certo, ci sono le varie, ogni paese in questo momento storico sta affrontando le sue problematiche sociali, disoccupazione, criminalità, e per una persona che viene da fuori diventa veramente impossibile integrarsi, soprattutto perché anche c'è un razzismo serpeggiante a livelli estremi. Certo. Lo stesso Dipan si trova comunque a combattere contro
altri tipi di nemici si trova a combattere in questo caso, come ho detto prima, sono rappresentati anche da varie etnie che puntano anche a spartirsi il territorio. Cioè lui vuole abbiamo creare il trailer, se una vuoi, casa vuole crearsi. Beh, cioè, abbiamo il trailer se vuoi. Sì, sì. Sì, mandiamo il trailer, dai. Ivan aveva 35 anni, sua moglie 24, la figlia ne aveva 9. Loro sono morti tutti 6 mesi fa. Adesso quella famiglia siete voi. State bene qui tu e tuo marito? Tu sei felice? Sì. Lei non è mia figlia. Lui non è mio marito. Tutto finto. Chi sono quelli? Dei balordi. Non voglio problemi nel mio quartiere. Oddio Ganesh, ti supplico di vegliare su di noi e fa che tutto alla fine vada bene. Beh, anche questo ricco di contenuti riflessivi, come il primo articolo, il primo cinema, il primo film appena recensito. Sì, ma può essere, tra l'altro mi stava venendo in mente anche un paragone col film precedente, perché i protagonisti, cioè sia Dipan che questa moglie fittizia, la bambina, cioè all'inizio si trovano a stare insieme quasi sia provando una routine noiosa, no? Nel senso che magari loro stanno così per forza, senza provare alcun sentimento, e poi piano piano nasce anche questo sentimento di unione fra i due, perché si trovano comunque a condividere un inferno vero insieme, si trovano a provare, perché come ho detto prima, quello che si trova a vivere nella periferia parigina non è il paradiso che lui stava cercando, ma è un altro tipo di guerra che si ritrova a combattere. Certo. Un po' come tutte le guerre che vengono combattute, cioè le guerre metaforiche vengono combattute nel cinema di Odiardo. Se pensiamo alle pellicole precedenti, nel Profeta era il sistema carcerario, certo. E in Sapore di Ruggine Ossa era una guerra, però in una parte in storia d'amore, in questo senso che poi ed è diverso comunque il meccanismo per ogni film. In questo caso diventa comunque una metafora dell'integrazione, la battaglia che si combatte. Guarda, noi stiamo alle battute conclusive, io ti ringrazio tanto. Grazie di a te, essere Donato. Intervenuto in trasmissione. Come sempre le tue recensioni cinematografiche, ripeto, sono molto apprezzate, e so già che ci stai preparando un qualcosa per la prossima settimana, che è un qualcosa di molto ambito. Non voglio svelare nulla. Voglio solo svelare che il film comprende più di una nostra generazione, quindi accompagnato i nonni ai padri, dai padri ai figli, e quindi aspettiamo con attesa il tuo intervento per la prossima settimana. Sì, io vorrei dare un piccolo dettaglio per lasciare la fantasia ai nostri ascoltatori. Allora, il film è un colossal innanzitutto. Il dettaglio fondamentale è il numero 24. Quindi il numero 24 è quello da considerare per poter capire di che film sto parlando, e sarà la prossima puntata sarà interamente su quel film, perché ci sarà da analizzare anche quello che è venuto in precedenza. Quindi e lasciamo questo numero 24 questo piacevole dubbio. Certo,
Noi ti ringraziamo, un caro saluto e ci sentiamo. Grazie, Donato, prossimamente. A tutti gli ascoltatori. Ciao Francesco, ciao. Ciao, buona serata. Bene, anche con Francesco, come al solito, dei ricchi contenuti cinematografici, come con Fabio, dei ricchi contenuti musicali, ci attende adesso l'ultimo ospite, Enrica Leone, con le sue recensioni televisive. Io direi di mandare la sigla. Telefono. Buonasera, oh. A tutti. Benvenuta in trasmissione. Grazie mille, grazie di avermi richiamata anche questa settimana. Noi abbiamo una sorpresa per i nostri telespettatori. Eh sì, c'è una magia. Facciamo la magia. Eccola qua, Larry. Ciao. Oh. No, buonasera. Mi sento solo in studio. Meno male. Che si muove. Almeno c'è un po' di movimento. Certo. Allora, oggi. Allora, mi anticipo. Ci dai delle tante di quelle informazioni tantissime. Che non mancano sempre. Assolutamente. La tua peculiarità nell'andartele a cercare. Ovviamente, il nostro lavoro è un sporco lavoro, ma qualcuno lo deve fare. Allora, prima di tutto volevo rubare due secondi per ringraziare tutti quelli che hanno guardato poi in podcast la puntata zero, perché nei giorni successivi sono arrivati talmente tanti grazie da tante persone che insomma ci tenevo davvero tanto a riportare di nuovo questi grazie, perché ci hanno fatto un sacco di complimenti e quindi ogni tanto bisogna anche prenderseli, e quindi ci riprendiamo e io ringrazio soprattutto tutti quelli che si sono divertiti a guardare la prima puntata, puntata zero, che è stata la prima puntata. Sì, che tutti mi hanno chiesto perché puntata zero. Perché è un plot. Vogliamo differenziarci dalla, sai, le versioni di internet, dei vari programmi, dei software beta. Certo. Allora, o lo chiamavamo puntata alfa. No. Va benissimo puntata zero, sì. Va benissimo. Non... Ho detto, avete fatto una puntata su Renato Zero? Ho detto, no, non è quella. No, niente Renato Zero, no, assolutamente, anzi, però ci siamo divertiti moltissimo. Senti, volevo fare una piccola precisazione ancora, proprio prima di addentrarci nell'analisi del nuovo programma di cui vi parlerò, che è una piccola precisazione. La settimana scorsa abbiamo parlato di Prova Centro Prof, io non avevo ancora i dati sotto mano dell'ultima puntata che era andata in onda poco tempo prima, ma i fan sono molto attenti ai dati numerici e agli ascolti, quindi ci tenevo a dir loro che insomma anche l'ultima puntata di Prova Centro Prof ha avuto dei numeri altissimi, più del 20% di share, più di 5.100.000 telespettatori, quindi insomma diciamo che se per una settima serie ci si dovesse basare solo esclusivamente sui numeri, direi che 15 sono, e quindi insomma teniamo sempre le dita incrociate, ma dovrebbe essere quasi cosa fatta, insomma. Ma sì, poi tra l'altro mamma Rai ci guarda queste cose. Dovrebbe guardare, dovrebbe metterla al primo posto e spero che continui a farlo. Se tutto è basato sui dati, sul share. Sì, è basato sullo share, è basato sulla volontà dell'attore, sai, di rimettersi in gioco per altre 27-28 settimane, perché poi una fiction è lunga, sembra poco, ma c'è dietro un lavorone di tanti mesi, insomma la voglia degli attori c'è, come dicevo l'anno la settimana scorsa, i numeri anche, quindi, insomma, speriamo di tornare presto a parlare anche di questo argomento, dai. Certo.
Io volevo farti una domanda, tu sei una televisiva, no? Sì. Negli ultimi 30 anni in televisione, diciamo no, 30 forse sono troppi, 20. Negli ultimi 20 anni, quanti buoni prodotti, secondo la tua opinione, mi sono bruciati per colpa dello share? Tantissimi, sai, il problema degli ascolti è un problema che insomma molto spesso io mi trovo a parlare di questi numeri. I dati d'ascolto comportano come sempre il successo o l'insuccesso di un prodotto, quindi se è insuccesso la morte. Io credo che bisognerebbe guardare un po' più alla qualità e un po' meno ai numeri, perché non è sempre detta l'equazione numeri alti, prodotto di qualità, numeri bassi, prodotto che fa schifo, insomma, per intenderci. Molto spesso ci sono dei programmi validissimi che però vuoi per controprogrammazioni particolari, vuoi per momenti storici diversi e complicati, hanno un riscontro di pubblico minore rispetto a quelle che sono le sue potenzialità, anche perché non dimentichiamoci che noi facciamo un discorso di numeri, ma la fruizione, l'alta fruibilità che ha un prodotto, parlo sicuramente adesso anche in media se si sta trattando con le dirette via computer, ecco, il rivedere on demand una puntata, il trovare in modi differenti, insomma, il potere in modi differenti recuperarsi in qualche cosa, un prodotto, una fiction, un programma televisivo, tutte queste persone non vengono contate all'interno delle funzioni, sono gli auditor, e quindi c'è anche questa fetta di pubblico che bisognerebbe prendere in considerazione, che purtroppo non viene preso in considerazione. Molti prodotti, molti programmi si sono bruciati per dei numeri non esilaranti, ma non è detto che fosse per colpa loro, quindi insomma. Penso che comunque ci fossero stati dei programmi in passato che ci mettevano un po' di più a carburare, ma che sarebbero potuti diventare tranquillamente dei programmi di successo. Certo, ma guarda, poi bisogna anche vedere un attimino alla disponibilità di un direttore di rete di rischiare. Io mi ricordo, faccio un esempio banalissimo, c'era un programma su Rai 2 che è partito 2-3 anni fa, adesso non vorrei dare dei numeri tipo di anni errato, che all'inizio, lo disse la stessa conduttrice, non era tutta questa gran bellezza, ma che con il passare del tempo è diventato molto bello, si è perfezionato, si è preso la sua fetta di pubblico e oggi è uno dei programmi comunque per Rai 2 della fascia del pomeriggio, dalle 2 in poi, molto visto, sto parlando di Detto Fatto con Caterina Balivo, quindi bisogna anche vedere quanto le reti sono disposte a rischiare. È vero, un programma che non fa ascolti non porta soldi, i pubblicitari non investono nella pubblicità, un programma che porta soldi è un programma che di rimando ha un buon ascolto, quindi è sempre una questione di soldi, di numeri, che però molto spesso vanno a discapito della qualità. Io stavo pensando di fare una sonanza come nel campo del mondo del calcio, no? Quando la squadra non va bene, il primo che taglia la taglia la testa è il direttore responsabile, cioè il direttore l'attuale. Sì. Perché? Perché anche loro sono propensi ai soldi, le previsioni, tutti gli appuntamenti, le squadre, quello è l'alto costo di gestione. E certo. Caso, poi tagliare un programma non è tagliare la testa ad un singolo. E certo. È tagliare la testa a tutto, c'è tutto. Io guarda, dietro a un programma televisivo, io vabbè, fiction, programmi televisivi, c'è davvero un mondo, ci sono addetti ai lavori, ci sono assistenti di studio, ci sono fonici, ci sono mi viene in mente il semplice personale addetto al recupero del pubblico, c'è davvero una grande famiglia dietro che con la chiusura di un programma rimane senza lavoro. Una volta che si chiude il programma bisogna fare più di un conto, o magari, come hai detto te, il direttore di rete bisogna che rischi e dargli più spazio in modo tale che carburi, anche perché se vado a memoria il rischia tutto di Mike Buongiorno non è che fece tutti questi ascolti all'inizio,
Guarda, su questo non, guarda, l'Auditel è nato nell'85, prima non c'era, non si parlava di numeri, non c'era questa metodologia di rilevamento. E poi comunque sai, quando si fanno dei paragoni o delle cose bisogna sempre farle di anno in anno. In passato era tutto molto diverso, tutto veramente differente, quindi è difficile fare un po' dei confronti. Sicuramente allo stato attuale i numeri che si facevano una volta non si possono più fare, non si possono più fare per la tanta disponibilità di reti, di canali, di tutto sostanzialmente, e di conseguenza quello che una volta era un flop, che parliamo di un 15-16%, oggi è un successo. In passato i successi erano 20-25, io mi ricordo le prime stagioni di Un Medico in Famiglia che avevano fatto dei numeri assurdi, ma anche semplicemente prima dell'avvento del digitale terrestre. Adesso c'è troppa possibilità, troppi prodotti, troppi canali, e il pubblico è sempre quello, cioè poi si frammenta. Ma tra l'altro poi con il digitale terrestre adesso è anche ancora più frastagliato, perché erano poche le reti e quindi... Prima erano poche, c'erano tre, esatto, c'erano tre reti, c'era Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e la 7. Poi bisogna iniziare a moltiplicare, adesso cioè, i canali sono tantissimi e il pubblico, appunto ripeto, è sempre quello, per cui se l'offerta si raddoppia, però ecco, il pubblico si divide, quindi ah, quello che una volta era un flop oggi è un successo. Sì, si sono abbassati i parametri. Di che certo. Ci parli questa sera in trasmissione? Allora, questa sera vi parlo di una nuova fiction che è partita settimana scorsa, si chiama I misteri di Laura, su Canale 5. Racconta la storia di questa donna che è una mamma, un commissario di polizia, quindi è un giallo misto rosa, con tre figli, un adolescente e due gemelli di 8 anni definiti da lei stessa Stefani. Questo ho detto tutto, ed è un'ex moglie, anzi un'ex moglie step by step, nel senso che lo sta diventando. E perché ho voluto esaminare questa fiction? Perché è una fiction che è estremamente innovativa. Quando io parlo di innovazione lo faccio sempre con un piede di piombo, perché molti poi mi dicono ma mi dici che è innovativa, però in realtà siamo sempre alle stesse cose, si parla di amore, si parla di gialli, tradimenti, eccetera eccetera. In realtà una fiction può e deve essere innovativa più rispetto alla linea editoriale del canale che la ospita rispetto a un qualcosa di generale. E di fronte a una Mediaset che in questi anni ha abituato il suo pubblico a delle fiction un po' cupe, un po' forti, un po' drammatiche, come pur comunque insomma dandole un plauso perché sono tutte fiction molto belle, ma per esempio Squadra Antimafia, L'Onore e Rispetto, dove dentro c'era sempre comunque il tema principale era per alcune la mafia, per altre dei gialli abbastanza pesanti, abbastanza cruenti, finalmente Mediaset ha deciso di ripuntare a una fiction stile Cesaroni, quasi un po' una commedia per famiglie, dove io sono sicura di poter mettere mio figlio lì, guardarsi la televisione tranquillamente, insomma. Sì, guarda, i numeri parlano di 15,84% di share con quasi 5 milioni di telespettatori. È un risultato molto, molto buono, soprattutto diciamo con una programmazione del martedì estremamente una controprogrammazione estremamente variegata, perché la Rai aveva politica, aveva show, aveva Albano su Rai 1, aveva un nuovo format su Rai 2, la 7 mandava in campo anche lì il buon vecchio Floris con Di Martedì, quindi ancora politica, quindi diciamo che comunque il pubblico ha risposto molto bene con quasi 5 milioni di spettatori, quindi insomma voglio dire i suoi numeri li ha fatti, 4 milioni di spettatori, scusa. Questo parli a livello televisivo, mentre a livello di web? Allora, a livello di web sono stati tutti molto contenti e soddisfatti, ci sono stati molti applausi e molto entusiasmo.
devo dire la verità, la inizialmente più che l'attenzione sulla fiction in generale c'era prestata più attenzione alla protagonista, che è Carlotta Anatoli, perché Carlotta Anatoli il pubblico di Mediaset la ricorda come la bravissima attrice di Distretto di Polizia, l'angela risalta di Distretto di Polizia, quindi il pubblico era più concentrato su quello all'inizio. Però devo dire che dopo è emerso, sono emersi attraverso il web veramente tutti i tratti vincenti di questa fiction, la sua solarità, il fatto che sia una commedia, il fatto che unisca sì il giallo ma lo unisce a rosa in chiave estremamente comica, gioca sul misunderstanding, gioca sulla sorpresa, è veramente diversa rispetto a ciò cui ci ha abituati Mediaset, e questo insomma il web lo ha percepito e ha fatto un grande applauso a questa fiction, insomma sono stati molto contenti, insomma. Nella schermata fotografica vediamo anche Gianmarco Tognazzi. Allora, il cast è un cast ricchissimo. Abbiamo Daniele Pecci, che interpreta il poliziotto bello e dannato che farà perdere la testa alla protagonista Carlotta Anatoli. Abbiamo Gianmarco Tognazzi, che interpreta l'ex marito e collega Anzi. Da domani sera, perché martedì sera ci sarà la seconda puntata, sarà anche il suo capo a un livello superiore rispetto a Laura. Poi Eleonora Sergio, che ricordiamo per il pubblico Rai, uno degli ultimi Don Matteo. Poi Fatima Trotta, che viene da Made in Sud. Poi prossimamente ci sarà un altro volto ricordato e amato dal pubblico Mediaset, che è quello di Daniela Fazzolari, anche lì la tanto amata Anita Ferri della vetrina Top 100 vetrine, che insomma il pubblico la rivedrà. La regia è di Alberto Ferrari, insomma la produzione è la produzione di Barbareschi Casanova, quindi insomma è un cast nutrito di bravissimi attori, alcuni lo è, alcuni lo sono per la prima volta, e altri insomma sono navigati. Tognazzi basta il cognome, direi, quindi sono quello, quindi insomma, e quindi sicuramente parte già avvantaggiata. E poi appunto il pubblico Mediaset non si aspettava una fiction così fresca, così semplice, così che ti strappa un sorriso, ti fa andare a letto un po' più sereno, insomma. Se sei d'accordo, io ho trovato sul web a firma di spettacolomania.it una video intervista a Carlotta Anatoli. Sì. Voi la mandiamo? Sì, certo, con piacere. Carlotta Anatoli, buongiorno, finalmente protagonista, i misteri di Laura. Grazie, mi fa piacere, sì, i misteri di Laura, sì. Chi è Laura? Laura è una detective, mamma, donna normale, detective della porta accanto, nipote del tenente Colombo, cialtrona come Bridget Jones, ma con un intuito, con un fiuto molto femminile, ironica, molto più leggera di come Carlotta, che mischia continuamente il piano familiare al piano professionale e viceversa, in questa specie di equilibrismo della donna contemporanea, perché parliamoci chiaro, normali non siamo, uno dice una donna è normale, ma quale donna è normale, no? Intanto pensando alle interviste dico, ma quale donna è normale? Però è vero, è così, è un personaggio che non vuole mai essere diverso da quello che vuole essere, diciamo così, al positivo, vuole essere un personaggio in cui tutte possiamo riconoscerci, quindi non è toccata, non pensa come andare al lavoro, si mette una cosa e via, ma non rinuncia mai al suo mantello, il suo trench, che è il trench del tenente Colombo, lei se lo porta appresso perché con quello ha un po' di sovrappotere. Purtroppo, come tante donne, viene tradita e per di più il suo ex marito diventa il suo capo, cioè una cosa insopportabile. Sì, il suo ex marito diventa il suo capo, è abbastanza insopportabile, lei però non reagisce come noi reagiremmo oggi, forse in maniera molto aggressiva, lei proprio rimuove, cioè lei si butta sul lavoro, sulla sua passione,
cerca di rimuovere quanto può e poi inaspettatamente, come accade nella vita, senza veramente che ci sia nessun sospetto precedente, lei finirà a fare esperienza completamente diversa con una persona veramente all'opposto. E non sveliamo più di tanto. Sveliamo, certo. Rosa, che si può intuire già dall'inizio. Che si può intuire dallo scontro, poi nasce l'incontro, però insomma è anche per dire che con questo marito chiude completamente la relazione, quelle relazioni. Ma lui poi è molto bravo, no? Resta vicino. Le relazioni affettive che hai da quando sei ragazzo, che ti dureranno anche se ti separi, insomma, un po' così. Questo abbiamo cercato di mantenerlo con Gianmarco, di mantenere questa relazione, sì, con Gianmarco Tognazzi, mantenere questa relazione di intimità tra i due, nonostante quasi un po' fraterna, no? Certo. Come accade dopo magari 20 anni di matrimonio. Però il vero giallo è quello del pesce rosso, dai. Chi ha ucciso il pesce rosso? Poi si capisce chi l'ha ucciso. Lo scopriremo presto. Certo. Complimenti in bocca al lupo. Grazie, grazie a lui. Grazie. Lei è molto carina, molto simpatica. Ma molto brava, guarda, Carlotta Anatoli è il suo primo ruolo da protagonista, sono molto contenta che gliel'abbiano dato. Lei è quella di, l'abbiamo appunto citata prima come Angela Rivalta di Stato di Polizia, ma era anche la Monica di Chi Passi per Amore, la dottoressa in Braccialetti Rossi, che tra l'altro è in produzione per la terza serie, quindi la vedremo a breve su Rai 1. È una di quelle attrici con una mimica facciale, un sorriso e due occhi che incantano e veramente fa amare i suoi personaggi sempre e comunque, e questo ruolo da protagonista finalmente arrivato dopo tanti anni se lo merita davvero. Non so, forse siamo in conclusione, forse. Io volevo solo aggiungere, ricordare una cosa: questo format è un format spagnolo, tratto da Los Misterios de Laura, scusate lo spagnolo che non è proprio perfetto, quindi non è una posizione, cioè non è un'idea, una penna madre italiana, questo un po' dispiace perché comunque insomma abbiamo dei bravissimi sceneggiatori anche in Italia, sarebbe bello che non è la prima fiction, il primo prodotto che viene importato dall'estero, però sarebbe bello che si tornasse a fare fiction dall'inizio alla fine in Italia, a produrla in Italia. Così come l'ambientazione Torino ricostruita però parzialmente a Praga, e anche questo è un po' la cosa che fa ogni tanto, sai, quando si fa critica bisogna farla sia positiva che negativa, giustamente, perché altrimenti non è, sembra tutto rose e fiori. Vedere questa Torino un po' ricostruita crea un po' di falsità nella grafica, che soprattutto per chi conosce la città, poi insomma con me si casca male, io Torino la vivo molto spesso, quindi la conosco molto bene, insomma fa un po' storcere il naso. No, anche qui non è il primo caso di fiction ambientata in Italia, ma questa Italia viene ricostruita all'estero, lo si fa per abbattere i costi. Insomma, speriamo che prima o poi si torni davvero a fare tutto quanto in Italia, perché l'Italia merita e dovrebbe essere valorizzata un pochettino, quindi insomma, l'uniche pecche che si possono trovare in questa fiction, se vogliamo trovarle, sono queste. Se vogliamo fare fare film con i monumenti originali, che piuttosto che fare film con le copie. Esatto, sì, esatto, perché vedere la riproduzione della Mole Antonelliana, ti dirò che a me ha fatto un po' rimanere un peso sullo stomaco, ecco. O vedere la gran madre riprodotta così, insomma, mi ha un attimino rattristata, però questo nulla toglie alla bravura e alla veramente impeccabilità di questa fiction, che è una fiction che è per famiglie, e io vi invito a guardarla tutti quanti perché veramente merita. Domani sera, martedì 3, quindi alle 21:10 circa su canale 5, dura 80 minuti, quindi guarda, più o meno intorno alle 11:15, miracolo, è tutto finito, quindi tutti siamo abituati a delle fiction che iniziano tardi, programmi che iniziano tardi, finiscono ancora più tardi, no, i Misteri di Laura iniziano presto e finiscono presto. Quindi oggi io so che ci avevi una chicca in serbo. Sì, avevo una piccola chicca, una sorta di consiglio urgente, rubo questa parola urgente, da una persona alla quale tengo molto, che insomma mi ha abituato ad usare questa parola.
È un piccolo, appunto, un piccolo consiglio cinematografico, non voglio rubare il lavoro a Francesco, ci mancherebbe, ma ci tengo molto. Se vi capita e avete tempo, dal 19 di novembre ci sarà nel cinema un film che si intitola Né Romeo né Giulietta. E tratta la storia di un ragazzo, un adolescente con dei genitori separati, ma che sono estremamente moderni, estremamente aperti, cioè aperti veramente a tutto, che però insomma questa apertura inizia a non essere più così grande quando scoprono che il figlio è omosessuale. E quindi c'è questo racconto, questo racconto appunto di questo ragazzo, del modo che insomma bisogna trovare per accettare, non soltanto per farlo accettare da genitori, ma a volte anche per farlo accettare a se stessi, dell'omosessualità. È un tema importante, secondo me, tra l'altro la regia è un'opera prima di Veronica Pivetti, quindi l'abbiamo citata tantissime volte nella puntata scorsa e un pochettino anche adesso, per cui insomma questo film merita, poi magari insomma se ce ne avrà tempo più là se ne parlerà ancora, però salvatevi questa data sul cellulare, dal 19 di novembre, Né Romeo né Giulietta. Non sono tantissime le copie del film, quindi spero che però comunque sia distribuito in modo omogeneo e che permetta davvero a tutta Italia di andarlo a vedere, perché merita, è una tematica particolare, è una tematica che è difficile da trattare, però quando si riesce a trattarla bene merita davvero tanto, quindi è un piccolo consiglio. Ricordiamo il titolo del film? Allora, Né Romeo né Giulietta, dal 19 novembre al cinema. Benissimo. Guarda, io ti saluto e ti ringrazio. Grazie a voi. Per la trasmissione, perché i tuoi elementi, i precedenti redattori sono sempre più che esaustivi, ricchi. Grazie mille. E arricchiscono il programma e questa nuova avventura che abbiamo iniziato. Grazie mille. Numero uno, e posso dirti che ci fa e mi fa personalmente piacere averti in trasmissione. Grazie mille, è un invito alla prossima volta. Grazie mille, è un onore per me prenderne parte e sono contenta di poter condividere con voi una fetta di questo lavoro faticoso ma molto bello. Sì. Grazie mille Riga, una buona serata. Grazie mille, un abbraccio e buona serata a tutti. Arrivederci. Ciao. Eccoci qua. Siamo tornati in studio. Mi sono giunte delle segnalazioni che c'è stato qualche problema nell'audio nell'ultimo collegamento. Però, ragazzi, noi siamo tutti work in progress e cerchiamo di fare il nostro meglio. Adesso siamo arrivati al punto dove ci sono le ultime due rubriche. Io a sto punto manderei la sigla. Ecco, il video che abbiamo selezionato questa settimana è molto interessante, c'è una grafica particolarmente gradita, dura 6 minuti e non voglio svegliarvi nient'altro, quindi vi auguro buona visione.
Eccoli qua, molto interessante. L'abbiamo scoperto in rete, quindi abbiamo avuto modo di proporlo. Siamo quasi alla fine, quindi ci rimane l'ultima rubrica. Ma sarà vero? Cosa vi proponiamo oggi? Oggi vi parliamo di uno pseudo scienziato italiano, l'uomo chiamato l'uomo delle nuvole, e il suo vero nome è Pierluigi Ighina. Scopriamo tutti insieme allora chi era. Andiamo alla sigla. Eccoci di nuovo in studio. Allora, intanto voglio farvi vedere questo personaggio che mi ha attratto molto la curiosità tra i vari italiani pseudoscienziati che sono ruotati nel nostro panorama nazionale. Io ricordo ancora tantissimi anni fa una trasmissione di Maurizio Costanzo Show dove lui vi partecipò e mi colpì il fatto di aver creato una macchina con il potere di attrarre o respingere le nuvole. Ovviamente se cliccate sul web Pierluigi Ighina avete modo di poter documentare molto di più. Intanto vi faccio vedere il personaggio in questione. Eccolo qua. Chi era Pierluigi Ighina? Pierluigi Ghina è nato a Milano il 23 giugno del 1908 e poi deceduto l'8 gennaio del 2004 a Imola. È stato uno pseudoscienziato italiano, i suoi studi ed esperimenti si basano su teorie che condividono alcuni aspetti con quelle di Wilhelm Reich sull'orgone e non sono riconosciute dalla comunità scientifica. Pierluigi Ghina, abbiamo detto, nacque a Milano nel 1908. Da giovane si interessò allo studio della natura, delle forze motrici e dell'elettromagnetismo. Studiò a Milano, diventando tecnico in elettronica e radioelettronica. Trovò lavoro come collaudatore prima alla Magneti Marelli, poi alla Compagnia Generale di Elettricità e successivamente all'Ansaldo Lorenz di Genova. Dopo un corso di specializzazione in sistemi radiotelevisivi, nel 1926 scelse di arruolarsi come volontario nella Marina Militare come telegrafista. In questo periodo le sue ricerche lo portarono a delineare il concetto di ritmo magnetico Sole-Terra, un'ipotesi che restò priva di riscontri scientifici. Ighina basava tutte le sue invenzioni sulla filosofia della spirale. Questa filosofia, che egli riconduceva alla filomazia, sostiene lo studio e le applicazioni della lettera simbolica P, contenente il numero aureo e quindi il principio che tutta la materia sia pervasa di frattali in stretto collegamento psicofisico tra loro. Ighina riteneva che tramite l'applicazione di questo ipotetico principio filomatico si sarebbe potuta migliorare la vita dell'uomo attraverso la costruzione di artefatti elettromagnetici. Durante i suoi studi, Ghina dichiarò nel suo libro di aver scoperto ed osservato l'atomo magnetico tramite un particolare microscopio di sua invenzione e di averlo diviso in monopoli magnetici. Il monopolo positivo sarebbe l'energia solare che arriva alla Terra in forma spiraliforme e riscalda tramite frizione, mentre dalla Terra partirebbe il monopolo negativo, che si ricondurrebbe al Sole tramite un ciclo a spirale contraria. Lo scontro tra queste due ipotetiche particelle pulsanti creerebbe la vita e la materia, ognuna caratterizzata da un proprio ritmo. Sempre secondo Ighina, al centro del Sole vi sarebbe un cuore magnetico che pulsa al ritmo del cuore umano. Il suo rapporto con Guglielmo Marconi. Ighina sostiene di aver lavorato con Guglielmo Marconi. Dopo averlo conosciuto per caso, grazie ad un conte di Imola lontano parente di entrambi,
e di essere in seguito diventato un suo assistente, coadiuvandolo in numerose scoperte pur rimanendo nell'ombra. Ichina frequentava spesso la Fondazione Guglielmo Marconi, ma nessuna delle affermazioni sul suo lavoro con lo scienziato risulta comprovata dalla documentazione di Marconi o della Fondazione, e queste sono riconducibili ad Ichina stesso. Ichina sostenne anche che la morte improvvisa di Marconi fosse dovuta ad un esperimento sull'atomo magnetico condotto dallo stesso Marconi senza la sua supervisione e conclusosi con un disastro. Nel 1937, il medesimo anno della morte di Marconi, Ichina ritornò a Imola, andando a vivere presso il marito della sorella. Ad Imola fondò il Centro Internazionale di Studi Magnetici, in Viale Romeo Galli 4, che nonostante il nome prese la forma di un'associazione senza fini accademici. Ichina sosteneva, grazie alle sue invenzioni da lui rivendicate, di poter rigenerare cellule morte, allontanare terremoti e allontanare o avvicinare le nuvole. In rese conto di questa attività venne pubblicato un libro nel 1954, L'atomo magnetico, che raccoglieva idee quali una valvola antisismica, ipotetici metodi alternativi per la trasmissione di immagini televisive, ipotesi su come effettuare analisi del suolo in profondità, annullare radiazioni e inquinamento e produrre energia elettrica dal nulla. Nessuna di queste invenzioni risulta mai testata in condizioni di verifica sperimentale né brevettata. Ichina stesso, in un'intervista al Report rilasciata all'età di 90 anni, affermò che tutte le volte che ha proposto a qualcuno le sue invenzioni non ha mai avuto riscontri positivi, spiegando ciò con motivazioni di natura complottistica. Ad esempio, a proposito della macchina della pioggia, Ichina disse: «Ho mandato questa idea in Africa. Sa cosa mi hanno detto? Se la prenda e la porti via, perché noi guadagniamo sulla mancanza di acqua». Ha inoltre dichiarato di non voler brevettare alcune delle sue invenzioni perché il sapere è una cosa comune ed è giusto che venga utilizzata da tutti. La macchina della pioggia era un marchingegno composto da una grossa elica da elicottero rivolta verso l'alto e da due gruppi di tubi. I primi si trovavano in superficie, i secondi sottoterra. Entrambi erano caricati con polvere di alluminio. Secondo l'ipotesi di Ichina, non supportata da alcun riscontro scientifico, i tubi si caricherebbero con l'energia solare, che sarebbe poi usata per produrre l'allontanamento delle nuvole qualora l'energia emessa fosse di polarità positiva, in quanto entrerebbe in contrasto con la presunta polarità positiva delle nuvole stesse. Mentre qualora l'energia rilasciata dai tubi fosse negativa, tale polarità farebbe sì che si inneschi un processo di attrazione che determinerebbe l'avvicendamento delle nuvole fino a raggiungere uno stato di nuvolosità che permette lo scatenarsi della pioggia. Luigi Fanton, collaboratore di Ichina, sostiene che questi, dopo aver dichiarato che l'esperimento era riuscito, rifiutava di dimostrarlo di fronte ad altri, sostenendo di aver smontato i macchinari per costruirne altri. Ichina sosteneva di temere per la sua vita a causa di quella che riteneva la scomodità delle sue invenzioni. In un'intervista al Report affermò: «Se mi prendono mi fanno fuori». Ichina morì a 95 anni nella sua casa di Imola. Ancora oggi alcune sue idee hanno un seguito tra gli appassionati di pseudoscienze e nell'ambiente del complottismo, pur non avendo ottenute prove di funzionamento pratico e non essendo riconducibili alle conoscenze scientifiche assodate. È un gran personaggio, vi dico, io sono rimasto affascinato e incuriosito e ho voluto questa sera proporvelo in trasmissione. Come vedo dall'orario, siamo alle battute finali, si conclude anche questo appuntamento di lunedì e vi rimandiamo a lunedì prossimo per la nuova puntata. Tutti gli articoli potete trovarli tranquillamente sul titolo.it. Ringrazio gli ospiti della serata, ringrazio voi che ci avete
ascoltato e guardato fino adesso, e vi rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo. Una buona serata e vai con la sigla finale.